Ciao a tutti ragazzuoli, oggi proverò ad effettuare un upgrade di memoria per quanto riguarda un iPhone XR. In questo caso è un iPhone XR praticamente con il vetro distrutto e in più la scheda madre è già stata lavorata, quindi anche la memoria. Come possiamo notare, adesso andiamo nelle impostazioni dell'iPhone. Allora, info. Come possiamo notare, quest'iPhone ha 64 GB di memoria. Vediamo se riusciamo a mettere a fuoco. Perfetto. Come possiamo notare qui in alto 64 giga. Quindi quello che andrò a fare è sostituire la memoria di questo iPhone XR con una memoria da 256 giga. Quindi andiamo a vedere quali sono tutti i passaggi da fare per effettuare un upgrade da 64 a 256 giga. Ok, iniziamo subito, spegniamo l'iPhone, quindi in questo caso come possiamo notare è da 64 giga. Quello che andremo a fare quindi è aumentare la memoria a 256. Quindi spegniamo tutto. Come possiamo? Iniziamo a togliere il connettore della batteria, via la batteria e via anche il display. Questo lo mettiamo qua. Adesso bisogna smontare tutto. Togliamo prima tutti i flat, ok. SD e fotocamere, ok, via anche questo, disconnettiamo tutti i connettori, quindi anche quelli relativi alla ricarica, alla SIM. Ok, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi fatto questo possiamo liberare la scheda madre. Andiamo a sollevarla così. Ok, perfetto, la scheda madre è stata smontata, quindi adesso bisogna togliere la protezione posteriore perché lì troviamo la nostra memoria. Essendo che questa è una scheda già lavorata, sicuramente è molto più semplice effettuare questa procedura. Infatti, come possiamo notare, la protezione si toglie con molta facilità. Perfetto. Ok. Perfetto, questa è la protezione in gomma. La mettiamo da parte, ok, e qui abbiamo la nostra memoria NAND. Adesso la mettiamo al microscopio e vediamo quelli che sono tutti i passaggi da effettuare per togliere la protezione. Ok, come possiamo notare questa è la memoria, quindi quello che bisogna fare è ripulire la memoria e dalla colla che è presente qui attorno. In questo caso non è presente la colla, la resina, perché è già stata lavorata questa memoria. In questo caso con l'aria calda riscaldiamo a 250 gradi tutta questa parte e la lavoriamo finché non viene via tutta quella colla nera che tiene ferma, oltre alla saldatura, la memoria NAND. Una volta fatto questo impostiamo l'aria calda a 200, a 370 gradi con un flusso di 45. Riscaldiamo. Ok, è andata. Adesso non ci rimane che pulire sia la parte lato scheda madre che preparare la nuova memoria. Per quanto riguarda la parte della scheda madre, in questo caso è molto pulita rispetto a una prima modifica della memoria, in quanto quando viene tolta per la prima volta qui tra i punti di saldatura noi possiamo trovare della colla nera che andrà pulita poi col saldatore. In questo caso non è presente in quanto è già stata lavorata, quindi non ci rimane che togliere tutto questo
queste palline di stagno e preparare la nuova memoria. Vediamo come fare. Prendiamo la treccia. Allora, mettiamo un po' di flussante sulla scheda. Vediamo un attimino ad applicare un po' di flussante. Ok. E subito dopo possiamo applicare la treccia con il saldatore e andiamo a pulire la scheda. Nel caso in cui con il saldatore non viene via facilmente, allora è possibile utilizzare direttamente l'aria calda. Quindi una tecnica può essere l'utilizzo del saldatore per la pulizia, oppure per ripulire i pallini di stagno possiamo utilizzare l'aria calda. Pulizia effettuata perfettamente con l'aria calda, attendiamo che raffreddi e poi nel frattempo prepariamo la nostra memoria NAND. Allora, prendiamo la treccia. Un po' di flussante. Ok. Allora, anche in questo caso è possibile utilizzare l'aria calda per poter effettuare una pulizia migliore. Ok. Perfetto, puliamo questa parte qui con altro isopropilico, ok. Ok, una volta aver disassemblato la NAND originale, dobbiamo utilizzare un programmatore. In questo caso io utilizzo il programmatore JC, il P13, per poter leggere la memoria e salvare il file presente all'interno, tutte le informazioni dell'iPhone. Quindi in questo caso andrò a prendere la memoria e l'andrò a inserire direttamente nel programmatore. Per poter fare questo in maniera corretta, guardate sempre che c'è un puntino qui nella parte inferiore del programmatore e deve corrispondere con il puntino presente qui nella memoria NAND. Ok, in questo caso stiamo leggendo la memoria da 256 GB che andremo ad installare. Per quanto riguarda la precedente, la memoria originale, tutto quello che bisogna fare è creare un backup di quelli che sono i dati. Io ho già fatto, ad esempio questa è un'altra memoria. E una volta aver un iPhone, questa è la memoria di un iPhone XS, e basta cliccare backup e salvare il backup dove si vuole. Poi, una volta aver salvato il backup della memoria originale, quello che bisogna fare è semplicemente riscrivere il backup sulla nuova memoria. In questo caso basta cliccare qui e andare a selezionare il backup salvato dalla memoria precedente. Nel mio caso io ho già il file del vecchio iPhone.
E quindi tutto quello che andrò a fare è scrivere il vecchio file, andiamo nella nuova cartella. Il file è questo qui, quindi dirò apri questo file. E praticamente se adesso andiamo a cliccare info, ha caricato tutti i file del vecchio iPhone, quindi dell'iPhone XR. In questo caso era un iPhone XR blu, però è possibile cambiare e mettere anche il colore che si preferisce. In questo caso possiamo mettere red e basta cliccare write e write. Se adesso andiamo a cliccare di nuovo query info, automaticamente uscirà Italy Red e in più abbiamo il file originale scritto nella nuova memoria. Quindi tutto quello che c'è da fare adesso, una volta aver scritto la memoria, possiamo disconnetterci. Passaggio successivo sarà prendere lo stencil e andiamo a vedere un attimino. Allora, adesso ci serve la pasta saldante e una palettina per poterla applicare. Allora, facciamo così. Aspettiamo adesso che si raffreddi tutto. Ok, perfetto, a questo punto è tutto pronto, quindi non ci rimane che mettere adesso il flussante sulla scheda madre. Andiamo a ricoprire la parte dove andremo a saldare la nostra memoria di flussante. Ok, una volta aver messo il flussante, andiamo a riposizionare la nostra memoria. Allora, per riposizionare la memoria abbiamo questo puntino qui. Perfetto. Quindi posizioniamo la memoria in maniera corretta. Perfetto. Allora, andiamo a vedere di qua. Ok. Adesso mettiamo come sempre 3,75 45. Possiamo fare anche 50 e iniziamo a saldare. Perfetto, adesso non ci rimane che attendere che si raffredda tutto e dopo possiamo testare la scheda madre. Perfetto, come abbiamo visto, una volta aver installato la nuova NAND, il telefono va in modalità DFU, quindi bisogna collegarlo a iTunes oppure al programma 3Tools e praticamente bisogna refreshare il sistema. Con iTunes basta cliccare ripristini e aggiorna e una volta aver effettuato il ripristino, quindi aver caricato il nuovo sistema operativo, e non rimane nient'altro che configurarlo e poi alla fine se noi adesso andiamo in impostazioni, info, come possiamo vedere qui la memoria è stata aggiornata a 256 GB. Quindi possiamo dire che anche questa operazione è andata a buon fine. E come sempre, per qualsiasi informazione scrivetemi giù nei commenti oppure direttamente su Instagram. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao!